Abbiamo introdotto un principio di responsabilizzazione di tutti rispetto alle ore, creando una sorta di banca dati, nel senso che è responsabilità di tutti usare le assegnazioni appunto delle ore di educatori, quindi chiediamo anche ai dirigenti scolastici di assumersi questa responsabilità, nel senso che poi dentro l'organizzazione della scuola che si può davvero valutare se è necessario sostituire un operatore in caso di assenza o se è necessario tenere un educatore a scuola se il bambino non è presente. Quindi chiediamo una corresponsabilità rispetto alla gestione di un servizio che non è del comune ma è un servizio che viene svolto dentro le scuole. È chiaro che se una scuola non riesce ad accantonare ore rinterverremo noi, non è che i bambini vengono lasciati a casa, insomma non è questa l'intenzione, non è punitiva rispetto ai bambini ma è un principio di responsabilizzazione. Un'altra cosa che vogliamo introdurre è il principio dell'equipe educativa all'interno della scuola. Vogliamo un po' uscire dalla logica dell'assegnazione individuale che riguarda più l'insegnante di sostegno o comunque un piccolo numero di ore di educatore che sono finalizzate al PEI, al progetto individualizzato. Lavorare però con una logica di equipe educativa vuol dire anche avere una risorsa all'interno della scuola che si può organizzare in modo più proficuo. A volte l'immaginare delle attività fuori dalla classe è anche funzionale a un benessere del bambino. Anche questo però appunto può essere fatto magari in piccolo gruppo o organizzato diversamente, può consentire di gestire meglio il pacchetto di ore assegnate. Sembra che da parte loro sono sicuri e tranquilli su tutto, in realtà per noi restano alcuni punti che sono preoccupanti. Uno è il discorso della banca ore, che speriamo che sia, come oggi ha detto l'assessore, che in realtà non creerà nessun tipo di problema ma soltanto un vantaggio economico per il comune. E speriamo che sia così e solo i fatti ce lo potranno confermare. L'altro punto che abbiamo ad esempio trattato oggi, che non è stato nello specifico poi fugato il dubbio, è il discorso del progetto educativo, ad esempio per quel che riguarda le mense, cioè il pensare che un bambino che mangia a scuola con il proprio educatore, l'educatore non mangi con lui, e si possa pensare che ci sia un progetto educativo che non preveda questa cosa fatta insieme, cioè già mi cade un po' il discorso del progetto educativo, mi chiedo effettivamente il loro progetto educativo quali valori abbia. Poi c'è questo discorso, altra cosa molto preoccupante, il discorso dei ragazzi raggruppati in ore comuni, in laboratori. Come abbiamo detto noi genitori, ci sembra impossibile che raggruppando patologie diverse ma anche uguali con esigenze diverse ci possa essere un progetto che vada bene per tutti, e soprattutto in quel mentre non si fa integrazione, perché l'integrazione si fa fra normodotati, non fra disabili, sennò diventano delle classi speciali, non è più integrazione, cioè si perde proprio quello che è il servizio, che è di integrazione scolastica, non di assistenza al disabile.